Il primo esempio al mondo in cui diverse associazioni sportive del kitesurf di una singola destinazione turistica si riuniscono in un unico comitato al fine di perseguire un obiettivo comune. Si tratta della Neo Associazione Sport Turismo Stagnone, presentata al sindaco Alberto Di Girolamo e all'assessore allo sport e al turismo Andrea Baiata, dal presidente Michele Rallo e dal vicepresidente Gegela Barbera, e a cui hanno già aderito 14 dei 19 sodalizi sportivi italiani di tutta Europa presenti ad oggi nella Laguna dello Stagnone. Favorire ed incrementare il turismo sportivo nella Laguna dello Stagnone ed in tutto il territorio cittadino, con particolare attenzione per le attività legate al kitesurf. E questa è la mission della neoassociazione, che si farà quindi promotrice di eventi sportivi di kitesurf in Italia e in tutta Europa e dello sviluppo di servizi legati al turismo al fine di stimolare la crescita socio-economica del territorio. Tra le priorità anche la creazione, di concerto con gli enti preposti, di un presidio medico permanente o semipermanente che possa garantire non solo la pratica dello sport del kitesurf in piena sicurezza, ma che possa anche offrire i suoi servizi a tutti i cittadini del territorio. Da questo momento nasce lo Stagnone 2.0, un luogo unico al mondo che siamo convinti raccoglierà sempre più consensi e presenze turistiche, offrendo ai visitatori un'esperienza sportiva ma anche culturale di sempre maggiore qualità. Queste le parole del presidente della Neo Associazione Michele Rallo. Crediamo che per il movimento del kitesurf e il suo indotto turistico sia questo un grande traguardo, essere riusciti dopo tanti anni a creare un fronte comune che possa promuovere il brand Stagnone a livello italiano ed internazionale. Ed è già in programma la prima iniziativa concreta in difesa dello Stagnone, mercoledì prossimo 25 luglio a partire dalle ore 9, giornata in cui ogni associato si occuperà della pulizia straordinaria della costa. L'azione è naturalmente aperta ad ogni cittadino che vorrà offrire volontariamente il suo contributo.